Benvenuti carissimi amici, molti di voi già mi conoscono, sono Mnemonico81 e sono passato dai tutorial agli showcase delle mod tecniche. Ragazzi, vi ricordo comunque una cosa: se avete una mod tecnica in particolare che volete conoscere, scrivete nei commenti hashtag MCS mod tecnica. Naturalmente terrò conto di tutte quelle che scrivete voi, anche se avete delle domande, fatelo lo stesso con gli hashtag. Detto questo, carissimi amici, vi ricordo di lasciare un like perché so bello, e dopo detto quest'altra cosa anche ci vediamo dopo la intro. Quindi andiamo a vedere la mod. Ma benvenuto in mia casa, caro amico, dove ti spiega mod. Allora, ragazzi, dopo questa cosa vi dico da subito un paio di cosettine. Non vi faccio vedere i crafting per non annoiarvi, perché sennò si dilunga troppo la cosa. Infatti voglio essere breve, dirvi quali sono i macchinari e come funzionano. Tanto avete sicuramente la Nodden of Items, come ce l'ho io qui. Se volete cercare soltanto l'Ender.io, scrivete questa cosa precisa come qui sotto e vedrete tutte le cose dell'Ender.io. Naturalmente con un click del sinistro vedete i crafting, se non sapete come si fanno le altre cose ci cliccate sopra e lo vedete. Se ci sono dei crafting particolari che non risultano nella NEI, allora vi spiego quello, però potete utilizzare benissimo questa a destra e vi risparmio la rottura di scatole adesso, oltre al fatto che dovrò dividere questo showcase in due parti proprio perché per non essere troppo lungo. Ma andiamo a vedere subito come si compone questa mod, ragazzi, partendo dallo Stirling Generator. Vi faccio vedere l'interfaccia e vi dico che questo è un generatore di combustibile solido, quindi coal, charcoal, log, la macchina di vostro padre, la televisione, quello che ci volete buttare i libri della scuola, qualsiasi cosa, tanto l'importante è che brucia e vi genera energia, che va immagazzinata qui, che è la barra dello storage, uguale anche per tutti gli altri macchinari. Questo è lo slot dove potete inserire ad esempio l'Octadit Capacitor oppure il Double Layer Capacitor, che sono due upgrade appunto che vanno ad aumentare tipo storage oppure velocità oppure il range d'azione dei macchinari. Naturalmente ad esempio se io metto questo qui mi riduce il burn rate, però mi aumenta, come vedete, lo storage interno. Naturalmente ragazzi, questo qui è relativo al generatore, qui lo Stirling Generator. Questi due tasti sono standard praticamente per tutti gli altri macchinari, sono uguali da tutte le parti. Quindi abbiamo il controllo della red tramite segnale redstone, che così è sempre attivo il macchinario, così è attivo solo con segnale alto, quindi con segnale redstone. Se togliete il segnale redstone, con quest'altra impostazione si attiva il macchinario. Con questa impostazione qui, ragazzi, praticamente non vi funziona nemmeno se lo prendete a sbrangate. Detto questo, andiamo a vedere invece la configure.io, che è un'interfaccia grafica 3D, vedete, dove potete ruotare col tasto sinistro il vostro macchinario e decidere da quale lato ad esempio far entrare le cose. Tipo io voglio far entrare da qui, faccio tasto destro, vedete, mi dice che mette i materiali in quello slot centrale da questo lato qui. Altri hanno anche la funzione arancione, che è quella per tirare fuori le cose dai macchinari, ve le faccio vedere non appena ci arriviamo, mentre questa disabilita completamente il lato scelto, evitando così attaccamenti di dubbi strani. Detto questo, carissimi amici, possiamo passare subito al coso successivo, che è il combustion generator, che utilizza invece fuel liquido, cioè combustibile liquido per generare energia. C'è sempre la barra qui, come vedete, dello storage. Qui va a finire il fuel, quindi ce lo potete buttare coi secchi da qua in mezzo. Quindi fuel che può essere non solo queste tipologie, quindi nutrient distillation, hoach, rocket fuel e firewater, che sono dell'Ender.io. Potete utilizzare anche il petrolio della Buildcraft, l'etanolo della forestry, cioè cose anche di mod compatibili. Qui invece dovete mettere l'acqua, cioè un liquido per raffreddare. Questi già li sappiamo. Detto questo, ragazzi, passiamo oltre al capoccione generator, zombie generator. Questo qui, ragazzi, non ve brucia gli zombie, non è che se ci ributtate dentro ve fa energia. Questo utilizza il nutrient, che è questa robaccia qua, il nutrient distillation. Naturalmente queste quattro cose le otteniamo dal VAT, ma lo vedremo dopo.
c'è sempre la barra dello storage, questa è la tank del nutrient e si attiva, ragazzi, inizia a generare energia quando il nutrient raggiunge il 70% della nostra tank interna qui del generatore. Questi li abbiamo già visti. Passiamo oltre. Photovoltaic cell, sia advanced che normale, sono pannelli solari, voi li mettete al sole e vi generano energia. Quindi ragazzi, non c'è da spiegare un granché, dobbiamo soltanto poi vedere come collegare questi generatori qui ai macchinari che andiamo a vedere adesso. Perché? Perché questo qui è il SAGMIL, ragazzi. L'interfaccia è molto semplice, questa è la zona di storage, io ci ho messo un coso sotto per alimentarlo, questa è la solita parte dove vanno gli upgrade. Qui inserite gli OR che verranno raddoppiati con possibilità anche di droppare altre cose, quindi vi lasceranno negli altri spazi altre cose. Comunque se avete ammucchiato tantissimi OR vi va a mettere 64 qui e 64 qui di cosa? Ad esempio iron powder, che questo è il ricavato dall'iron, quindi se io ad esempio vado a prendere l'iron e lo metto qui, vi faccio solo questo esempio ragazzi, poi così andiamo più spediti, se io metto l'iron qui naturalmente già ho questa cosa che vedete qui che va già ad aumentare un pochino le prestazioni. Come l'ho ottenuta? Con il flint, ad esempio mettete un flint, lui ve la utilizza, cioè vi scioglie il flint e vi mette sta barra che vi dà un piccolo bonus. Questo raddoppia IOR con possibilità, lo vedrete tramite questo tasto qui, ad esempio di ottenere dall'oro un 20% di possibilità di ottenere copper, un 15% di possibilità di ottenere la cobblestone, e tramite il dark steel o il flint potete avere dei bonus, vedete main output più 150%, bonus output 200%, power reduction del 30%, quindi questi vi vanno a funzionare un po' come degli upgrade. E qui ci sono tutte le belle ricettine che potete scorrere, così non vi fracasso le cosiddette. Una volta ottenute le vostre polveri, come le trasformate in lingotti? Ad esempio con l'alloy smelter, che è una bella fornaciozza che vi cuoce tre cose alla volta, come vedete ne ho messe 14, già sono 11, con questo va molto più veloce. E abbiamo la possibilità qui in più di poter scegliere tra lo smelting praticamente misto, quindi come fornace normale, alloy smelter, solo alloy, quindi vedete non cuoce le cose tradizionali, oppure solo come fornace e vi riparte, vedete? Quindi se mettete così fate tutto in un colpo solo. Qui avete tutte le ricette delle cose che potete fare con il carissimo alloy smelter. Benissimo, detto questo carissimi amici, andiamo a vedere non questa perché la dobbiamo vedere dopo, ma questa qui, il capacitor bank, che è la batteria che immagazzina l'energia prodotta dai generatori che possiamo poi convogliare verso i macchinari e evitare ad esempio sprechi. Perché ad esempio qui possiamo mettere la massima massima energia in uscita, cioè in ingresso, massima energia in uscita, gestita sempre col solito pulsante dell'attivazione col segnale redstone. Possiamo configurarlo benissimo anche così per decidere dove deve entrare e dove deve uscire. Questi sono slot per caricare eventuali attrezzature che utilizzano i megajoule, quindi gli MJ, quindi energia Billcraft, storage da 5 milioni di RF e gli slot per la nostra bella armatura, perché ragazzi vi faccio vedere, ritrovo al volo così senza andare a cercare nella ricerca rapida, anzi faccio prima a cercarla, no, ecco qui, perché l'Endereo ha anche questa qui che è un'armatura, potete utilizzarla direttamente così oppure migliorandola in un anvil seguendo le indicazioni qui azzurre per poi caricarla come vedete ed avere ulteriori funzioni in più. Aspettate che tolgo questa cosa e me la copre, ecco qui, ulteriori funzioni in più come il sound locator oppure la night vision, naturalmente dopo averla caricata ottenendola empowered sempre nella anvil. Naturalmente ragazzi questo qui l'abbiamo già visto, possiamo passare oltre. Questa però vi dico una cosa, la raccolgo e ve lo faccio vedere, è un multiblock ragazzi, quindi potete usarne uno, due, aspettate, se volete appiccicare tenete premuto shift, vedete, lo potete costruire come volete voi e avrete delle barre esterne, vedete, che vi dicono la quantità di carica all'interno. L'interfaccia poi la possiamo vedete, cambia sia come input che come output e anche come storage totale. Quindi ragazzi, abbiamo visto come immagazzinare tutta l'energia prodotta, andiamo subitissimo a vedere invece quest'altro attrezzo che è il power monitor, che vi fa capire il nome, che
vi dà informazioni delle cose che sono collegate adesso, quindi se ci sono dei tubi che entrano, naturalmente questa è entrata e uscita, ragazzi, a input e output, quindi vi dà la situazione in ingresso, ad esempio dai tubi oppure del capacitor bank al quale lo mettiamo vicino, machine buffer, cioè queste sono tutte informazioni dell'energia che transita tramite questo coso qui, quindi avrete una situazione generale di controllo di tutta l'energia generata e utilizzata. Questo è lo storage interno del nostro monitor, mentre con questo qui, ragazzi, potete gestire invece ad esempio un capacitor bank mettendo l'engine control, quindi andando a controllare, non lo so, un generatore con un segnale redstone, dicendogli che se lo storage al quale è collegato scende al di sotto del 75%, fai ripartire il generatore, così almeno lo riempie di nuovo, e se supera in questo caso il 99%, praticamente o diventa uguale o supera il 99%, lo stoppa togliendo il segnale redstone. Quindi, ragazzi, possiamo dire di aver già spiegato gran parte delle cose. Te l'appiccico qua vicino, così almeno vediamo che se io ad esempio attivo qualcosa qui mi inizia a misurare le cose. Comunque già così possiamo avere una misurazione di quello che è il capacitor bank che ci è attaccato. Ok, questo qui, ragazzi, invece è molto interessante, non ha interfaccia, come vedete non posso fare nulla, però immagazzina energia e serve, come vedete scritto sopra, a caricare gli item presenti nell'inventario del player che è nei paraggi. Quindi una cosa molto comoda se dovete caricarvi delle cose senza togliervele di dosso, ci passeggiate intorno, fate gli affari vostri e questo vi ricarica. Oltre a questo, ragazzi, abbiamo anche la possibilità di fare il crafting automatico. Con questo crafter qui abbiamo sempre lo storage, upgrade, lo schema delle situazioni. Questo è praticamente l'autocrafting, ragazzi, quindi se voi impostate un crafting come si deve da un certo lato, tipo qua mettete il vostro crafting, qui risulterà l'uscita, lui prenderà le cose, naturalmente gestito sempre da questa cosa qui, prenderà le cose e farà il crafting, quindi fa il crafting e ve lo sputa, fa il crafting e ve lo sputa. Quindi facciamo così, la situazione è questa. Il painting machine, ragazzi, è un attrezzo utilizzato per andare a colorare, come dice il nome, determinati blocchi. Quali sono questi blocchi? Ve li faccio vedere subitissimo. Naturalmente ci abbiamo tutto qua, sono i conduit facade, questi qui, ragazzi, li mettiamo qua dentro, li mettiamo qui in questo slot, e ad esempio li voglio fare, non lo so, prendiamo un qualcosa, un blocco di diamante, facciamogli proprio gli sbruffoni, lo mettiamo qui dove è il pennellino, e fornendogli energia lui andrà a trasformarmi questi conduit facade nello stesso, cioè me li farà diventare uguali al blocco di diamanti, quindi vi potete fare una casa dei blocchi di diamanti senza nemmeno sprecarlo, perché questo qui serve soltanto per fare la copia, poi ve lo riprendete, non viene consumato, naturalmente soliti comandi, e da qui vi riprendete le cose fatte. Questo, ragazzi, non so se ve lo faccio vedere la prossima volta, perché vi devo parlare di un'altra cosa molto importante prima di quello. Quindi ci avviamo verso la fine, andiamo poi la settimana prossima, ragazzi, vi faccio vedere quali cavi potete utilizzare, perché anzi ve li faccio vedere subito dopo aver parlato di questa qui, che è la Dark Pressure Plate. La Dark Pressure Plate, ragazzi, non è altro che un Obsidian Plate, praticamente si attiva, funziona soltanto quando passa il player. Quindi, ragazzi, non c'è problema, può essere anche dipinta nella painting machine utilizzando i white clear glass, vi diventa addirittura invisibile. Quindi, ragazzi, e mettendo nel crafting, vi faccio vedere, praticamente prendete una dark pressure, ci mettete la lana sotto, ottenete la versione silent, eccola qua, questa qui. Quindi in questo modo ottenete la versione silent che non fa nemmeno rumore, quindi ha voglia di entrare e uscire dalle porte. E questo è il famosissimo watt che ci serve appunto per generare i nostri carissimi fuel, però ve lo faccio vedere la prossima volta perché devo spiegarvi un po' di cosine particolari. Andiamo a vedere una cosa molto importante, spacco bottiglia, ammazzo famiglia e prendo i cavi.
Allora, carissimi amici, siamo arrivati alla fine di questo showcase, ma prima vi voglio dire come potete trasportare almeno il segnale redstone e l'energia. Comunque nella prossima parte tratterò le altre cose, vi faccio vedere meglio questi bei cavi, queste belle cose, e vi dico appunto la particolarità che potete anche scoprire voi. Quindi potete utilizzare per segnare redstone redstone conduit e insulated redstone conduit, quindi già capite la differenza. Questo trasmette a tutti i lati, questo invece è isolato e trasmette il segnale soltanto dove è collegato. Mentre per l'energia utilizzate gli energy conduit, che ci sono in tre tipologie, quindi enhanced e ender energy conduit, che variano soltanto per la capacità di massimo output di energia. Quindi questi sono più scarsi, questi sono quelli più ignoranti. Vi faccio vedere i cavi come sono, vedete sono proprio belli belli. Per chi non lo sa, ragazzi, vi invito a scoprire da soli la particolarità di questi cavi, e vi rimando alla seconda parte la prossima settimana. Non dimenticate i like, se no nemmeno lo faccio. No, sto a scherzare, ragazzi, sono molto importanti i like. Da Mnemonic è tutto, commenti mi raccomando, ciao belli, alla prossima.